Buongiorno, buongiorno a tutti. Ho visto che ancora in programma, sono fuori ovviamente con chi? Con la signorina. Ho visto che ancora il programma non mi ha caricato alcuni video dove vi ho anche fatto gli auguri e chiesto cosa avete fatto per la Domenica delle Palme. Vabbè, arriveranno, arriveranno. Come arriverà questo e come... È così lungo, lo sapevo io. Sta caricando da un sacco l'ultimo episodio della nuova rubrica. Piccoli brividi, ma qui stiamo già provvedendo ad organizzare sorprese mica da ridere, credetemi. Come state? Noi in giro. Ovviamente, guardate, sembra che tiro i muletti. Adesso vi faccio fare il giretto per di qua, dove è pieno di piccioni, che sapete che c'ho paura. Un attimo, raccontatemi qualcosa di bello, dai, rallegratemi le giornate che sono un po' cupe. Un po' cupe, Fiabi, Sabri, perché un po' cupe? Vediamo chi indovina. Vediamo, cioè, a parte c'è un cornino in testa col vento, vedete? Non posso fare niente, c'è un cane, cellulare. Occupe, sì. Vediamo, sono curiosa di leggere chi indovina. Intanto vi faccio vedere un po' di verde, che non guasta mai. Il verde dà pace, almeno a me dà pace, il verde, i colori. Poi adesso gli alberi sono tutti sbocciati. Guardate, guardate, arrivo, Cioè, fratone, sì, perché questa bellina non vuole rientrare. E cammina lenta e pesa, vero, paciuccona? Adesso vi faccio vedere un albero bellissimo che poi è tutto sbocciato veramente velocemente. Ecco, questo qua è un po' più lento, vediamo se ve lo faccio vedere. Sì, è lui, ha un po' meno foglie, cioè ha cominciato più tardi. Oggi è una bella giornata a Milano, guarda, questo è tutto rosa. Adesso io non vedo tanto col sole. Una bella paprika. Questa dove trova schifezze va. Sembra un cagnolino, un cagnolone randagio. E dicevo, oggi c'è un venticello freschino, Però, sapete che io c'ho sempre caldo. Però ammetto che questo venticello ma regala proprio aria di primavera. Bellissimo, bellissimo. Adesso ci accingiamo, torniamo su a casa a finire i mestè, a finire le tele, a finire i vasetti in vetro. Ah, ecco, devo dire una cosa importante, ma da tantissimo, se non l'ho già detta, vabbè, la ripeto per chi magari non l'ha sentita. Se andate su Google e digitate Sabrina Cadorin Arte, avete alcuni esempi di lavori, vedi, paprika, di lavori che io faccio su commissione. Se siete interessati potete anche inviarmi direttamente da lì o dalle mie pagine social, anche privato ovviamente, un'immagine che venga riprodotta da me o su tela, o con gli acrilici o con i pastelli ad olio o su rame o su vetro, paprika, insomma, in qualsiasi modo voi la vogliate. E niente, vi sarà poi spedita, le spese sono a carico mio, ci metteremo d'accordo su tutto il da farsi, eccetera eccetera. Però sappiate che, oltre che, aspettate che apro qua un attimo, buongiorno, prego, devo entrare. Chiudo? Sappiate che oltre che sulle mie pagine appunto social e YouTube, anche su Google, però come Sabrina Cadorin Arte, decidete, date un'occhiata. Ultimamente non ho caricato mica tanto di nuovo, ma comunque funziona così. Quando io dico ho le tele commissionate, hai capito? O i lavoretti mi commissionano.
e io li sviluppo e poi li spedisco alla via indicata. Ecco, piccola delucidazione che c'è chi mi chiedeva. Adesso sono quasi a casa, morta con questa signorotta cicciotta, e ci aggiorniamo. Guardate che capelli, una pazza scriteriata. Fermo un attimo, ci aggiorniamo, spero si carichino al più presto i video, e intanto bacetti in aria. Ciao cuoricini.